Buonasera, ben ritrovati al TG delle 20 di Canale 3. Apriamo questa edizione del telegiornale con un fatto di cronaca che ha insanguinato la provincia di Siena. Un omicidio avvenuto ieri sera, poco dopo, le 21.30 a Sinalunga, in pieno centro storico. Un 22enne albanese è stato infatti colpito con un colpo d'arma da fuoco da un 45enne sardo, un pastore sardo, residente nella zona Foiano della Chiana. Sono ancora in corso le indagini da parte dei carabinieri coordinate dal PM Nicola Marini, ma sul posto prima di tutti è arrivato il caposervizio di Siena, del Corriere di Siena, Giuseppe Silvestri, in collegamento con noi per raccontarci un po' i primi attimi a caldo della vicenda. Giuseppe, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Prima di tutti, no, ovviamente, chiaramente prima di me sono arrivate le forze degli ordini, gli uomini del 118. Io sono arrivato che naturalmente già la zona era stata transennata dai carabinieri che stavano effettuando i rilievi. Ecco, diciamo che sono stato lì nelle ore immediatamente successive all'episodio, mentre si stava un po' sviluppando la caccia all'uomo nei dintorni di Sinalunga per alla ricerca di quello che era il presunto omicida del ragazzo. Però il primo giornalista, insomma, che è arrivato sul posto e si è riuscito quindi a fare questi video, sono i video che stiamo mandando in onda, per i quali anzi ti ringraziamo. Com'era ovviamente l'atmosfera, che cosa hai trovato? Chiaramente una situazione abbastanza pesante, perché in città si era già diffusa la voce che c'era una persona armata che stava in giro nelle vie del paese. C'era chiaramente notizie poi che si sono rivelate false, ma che sono state, come purtroppo sempre più spesso accade, rilanciate sui social network con una buona serie di notizie false, ecco. Quindi definiamoli così. Pronto? Purtroppo accade sempre più frequente. Comunque fatto sta che in quel momento in giro in quella zona c'erano naturalmente soltanto i carabinieri che stavano effettuando i rilievi, avevano bloccato la strada via Umberto I. Parliamo della prosecuzione della strada, diciamo, che costeggia la piazza centrale di Sinalunga, quindi insomma una zona molto trafficata e centrale. Poi poco dopo, insomma, è arrivata la notizia che era stato fermato un uomo che pare essere l'autore dell'omicidio, un pastore di 45 anni, residente tra i comuni, domiciliato anzi tra i comuni di Foiano della Chiana e Cortona. Sembra che insomma l'autore dell'omicidio sia lui, sembra che ci siano pochi dubbi in tal senso, appunto, che lo stesso uomo avrebbe, secondo quanto abbiamo raccolto, aiutato gli stessi carabinieri a ritrovare l'arma del delitto. Insomma, quindi sembrano esserci pochi dubbi. L'altro, Giuseppe, l'omicidio è avvenuto, cioè è stato sentito da molti lo sparo, perché è avvenuto mentre tutti si erano radunati, insomma, per vedere la finale di Coppa Italia, quindi i locali del centro erano pieni di persone e sono stati appunto gli avventori dei vari locali, dei vari bar, a sentire per primi gli spari, giusto? Ma guarda, lì nelle vicinanze c'è un bar. Ora sinceramente io, se poi chi abbia ascoltato meno lo sparo, questo non so dirtelo. Nelle vicinanze ci sono diversi bar, insomma, siamo non proprio nel centro proprio storico di Sinalunga, ma comunque in una zona centrale, ecco. Chiaramente la notizia si è immediatamente diffusa, perché come detto i carabinieri hanno interrotto la circolazione, hanno bloccato la strada, qualcuno aveva sì effettivamente sentito il colpo di pistola, quindi c'è stato subito il passaparola. Chiaramente la città è piccola e quindi nel giro di breve tutti quanti erano a conoscenza dell'episodio. Comunque quello che è sicuro, Giuseppe, è che il PM Marini ha disposto l'autopsia, che ci sarà, secondo le ultime notizie, ci sarà domani presso la medicina legale di Siena.
e che probabilmente dopo l'interrogatorio, questa è un'ulteriore ipotesi che è appena venuta fuori, probabilmente l'omicida potrebbe aver sbagliato persona. Guarda, non lo so, su questo non, sinceramente le ipotesi sono diverse, ovviamente gli inquirenti, come sempre accade, ed è giusto che sia così, lavorano nel più stretto riserbo, le ipotesi sono diverse, il movente è la cosa che insomma sembra meno chiara in questa fase. Ora, se l'uomo abbia sbagliato persona, nel senso che, perché il ragazzo era in quel momento, il ragazzo, la vittima era in quel momento a casa di amici, quindi ora se l'uomo abbia sbagliato persona o se cercava proprio lui, oppure se lui si sia messo di mezzo in un ipotetico regolamento di conto, questo non lo sapremo fino a quando le indagini non saranno compiute e gli inquirenti daranno una versione ufficiale della vicenda. Ecco, diventa particolarmente insomma, difficile al momento, almeno allo stato degli elementi che abbiamo attualmente, di cui siamo attualmente a conoscenza, fare delle ipotesi. Insomma, ecco, sembra che c'erano stati dei precedenti litigi tra l'uomo arrestato e il proprietario dell'abitazione, ma ripeto, al momento sono notizie che, come accade in questi casi, vengono raccolte, trapelano, eccetera, ma certo, da cui è difficile stilare una ipotesi concreta, un movente concreto che al momento no, il condizionale non, è d'obbligo. Non ne siamo a conoscenza, almeno non io. Il condizionale è d'obbligo in questi casi. Giuseppe, complimenti per il lavoro, ti ringraziamo, ti lasciamo alla chiusura del tuo quotidiano. Grazie. Grazie, grazie a voi, buon lavoro. E rimaniamo ancora a Sinalunga perché lo avete sentito dal racconto di Giuseppe Silvestri, poi lunga la giornata con i fatti di cronaca, i lanci di agenzia che si sono succeduti, verosimilmente, però ovviamente tutto è da definire, ci potrebbe essere stato questo scambio di persona. Infatti l'omicida, come diceva prima Silvestri, potrebbe aver avuto delle discussioni nei mesi precedenti con il proprietario di casa, che non era la vittima ma un amico della vittima. Di sicuro l'omicida, lo ricordiamo, è stato poi, si era dato alla fuga a piedi dopo aver compiuto l'omicidio e è stato ritrovato dai carabinieri in una scarpata nel bosco di Pietraia, poco fuori Sinalunga, perché si era rotto una gamba, quindi in questo momento si trova piantonato alle scotte con la gamba fratturata. Dunque, vediamo però come Sinalunga si è svegliata dopo questa notte di sangue. Sembra una mattina come tante altre a Sinalunga, i banchi della frutta e della verdura, quello del pesce, le persone che fanno la spesa, chi è al bar a prendere un caffè, tutto nella piazza del centro cittadino. Ma non è un giorno come gli altri, perché poche ore prima, nella parte vecchia della città chianina, si è consumato un omicidio. La vittima è un giovane albanese, il presunto omicida un quarantenne di origine sarda. La notizia ha già fatto il giro del paese e qualcuno racconta cosa è successo, tra timori e sconcerto. Poi che gli racconti? Che siamo in un paese che era sempre stato tranquillo, queste sono cose che ci lasciano un po' interdette, ma è la vita che gli vuoi fare, purtroppo. Non si sa quello che succederà domani. Ma conoscete quei ragazzi che vivono in quella casa? Di vista sì, siamo un paese di 15.000 abitanti, si conoscono più o meno tutti, però... Ma gente normale? Lei tranquilla, lui io non lo conosco sinceramente, di vista così, però non sono del posto proprio italiani, quindi no, non lo so. Si era qui che si vedeva la partita e prima si vede passare l'ambulanza, e a sirene spiegate e poi dopo arrivati i carabinieri e noi si era qui fuori, si vide che lampeggiante, mettevano il nastro, quindi si pensò però a un incidente stradale lì per lì, poi invece si è saputo di quello che era successo. Io abito qui in via Umberto I, qui sopra in piazza, quindi tutti i giorni sentiamo passare l'ambulanza anche 10 volte al giorno, sicché cioè, non gli dà importanza essendoci la casa di riposo qui, invece si è capito che era cosa un'altra cosa. Ci fa insomma paura, è che alle 9:30 di sera poteva esserci chiunque a piedi. Soprattutto da ora in poi.
soprattutto che esce il bel tempo, che fa insomma buio più tardi, chiappavano qualcuno a piedi, poi si andava veramente nei casini. E Sinalunga è sconcertata perché un avvenimento di questo tipo non era mai successo. Le persone coinvolte non sono di Sinalunga, ma si sono ritrovate a Sinalunga per questo diciamo regolamento di conti, che non sappiamo quale sia il movento, che cosa ci sia dietro. Però la cosa diciamo importante, e quindi io do un plauso alla Carabinieri di Sinalunga, è quello che sembra che sia stato diciamo già arrestato l'assassino, e quindi le forze dell'ordine hanno lavorato benissimo in questo caso, e comunque rimane lo sconcerto da parte della cittadinanza tutta, e in modo particolare anche del primo cittadino e della comunità che io rappresento. Cambiamo decisamente tono, torniamo a Siena, perché stamani è stata grandissima la gioia dei piccoli pazienti ricoverati nel reparto di pediatria delle Scotte, perché sono arrivati, letteralmente entrati in reparto, i cavalli. Sentiamo. Mantello, morello, vivaci, docili, trotto veloce e portamento elegante sono i cavallini di Monterufoli, provenienti dalla Maremma toscana e dalla storia antica, che grazie all'arma dei carabinieri, il reparto biodiversità di Siena, hanno portato allegria, entusiasmo e regalato una giornata speciale ai piccoli pazienti del Dipartimento Materno Infantile del Policlinico Santa Maria Le Scotte di Siena. È la prima volta che organizziamo un evento simile in Toscana, come ha spiegato il tenente colonnello Carlo Saveri, comandante del reparto Carabinieri Biodiversità di Siena, e abbiamo già collaborato con il Policlinico Umberto I e con l'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma. Il nostro obiettivo è quello di portare un sorriso ai bambini ricoverati, facendo conoscere questi splendidi e generosi cavallini, sia attraverso il battesimo della sella con un piccolo giro sul cavallo per i bambini, che possono ovviamente spostarsi, sia portando il cavallino in reparto per venire incontro alle esigenze dei piccoli pazienti che non possono uscire. I cavallini provengono dalla riserva naturale statale di Cornocchia a Radicondoli, dove vivono in libertà e in mezzo alla natura, e appartengono all'ex corpo forestale dello Stato, oggi assorbito nell'arma dei carabinieri, e sono curati amorevolmente dal reparto biodiversità. E parliamo ancora di bambini. Oggi l'inaugurazione nel cortile del Podestà dell'edizione 2018 di Sona Sona Campanella. L'iniziativa è del Comitato Amici del Palio. Fino a domenica 13 maggio saranno esposte le opere dei piccoli alunni delle scuole senesi, e ne parliamo con il presidente del Comitato Amici del Palio. Sona Sona Campanella, nuova edizione 2018. Il presidente del Comitato Amici del Palio, Gabriele Bartalucci, racconta quale sia l'importanza dell'attività del Comitato Amici del Palio da sempre, da quando nacque nel 1947, per l'educazione alla tradizione contradaiola, alla cultura contradaiola. Di cosa si tratta? L'obiettivo del Comitato è la salvaguardia e il tramandare la tradizione, e quindi meglio di così forse non si poteva colpire nel segno. È venuto quasi a caso 5 anni fa il progetto del Comitato nelle scuole, più a caso ancora la prima mostra, perché non sapevamo dove mettere le centinaia di disegni dei bambini. Da lì siamo partiti, se si guarda le foto del primo anno a cui aderirono 20 classi, ora siamo quasi a 70 classi, si è fatto 1200 bambini, insomma. È un piacere per noi, spero sia un piacere per loro, spero sia un piacere anche per le maestre, che qua al momento andiamo via noi, in classe qualcosa deve continuare, il discorso non può finire nelle 3-4 ore che facciamo noi, quindi solamente questi elaborati, quando andiamo via poi questi li riportiamo nelle scuole, li appendono nelle classi, all'interno delle scuole, quindi qualcosa perlomeno di serie delle contrade ci si ritrova. Beh sì, sicuramente. Poi sono generazioni, no, di contradaioli, di bambini che hanno avuto questo insegnamento. Eravamo piccoli e c'era il libro Contrada E. Poi si prosegue, dal libro si passa comunque a un'attività che coinvolga ancora di più i ragazzi. E sono tanti anche quelli, forse non senesi, che però così si possono avvicinare alla conoscenza del contrada. Hai colpito nei due segni. Il libro, quando partimo 5 anni fa si voleva fare il libro, naturalmente non ci sono più i fondi per farlo, quindi ci impegniamo in prima persona ad andare nelle scuole, e partimo proprio anche per l'obiettivo
di andare dai bambini, non hanno la fortuna di aver avuto genitori senesi, tanti di questi nemmeno italiani, che non vivono nelle lastre, ormai era un modo di dire una volta, e quindi sanno molto meno di quelle che sapevamo noi al tempo. Non è colpa loro, ma in qualche modo bisogna supplire a questa mancanza. Qualcosa cerchiamo di fare, poi ci sono gruppi piccoli delle contrade, ci mancherebbe, tutti ci danno da fare, bisogna vedere di lavorare un pochino di più, perché il futuro con questi bambini bravissimi che lavorano, che apprendono, però non è poi roseo se si parla di tradizioni e di contrade. Parliamo un po' meno di palio a Siena e parliamo un po' più di contrade. Beh, questo dovrebbero insegnare ai grandi, e forse ultimamente i grandi se ne stanno dimenticando. Noi cerchiamo, anche se siamo con amici del palio, quando andiamo nelle scuole di palio ne parliamo veramente poco, parliamo più della storia delle contrade, parliamo della storia di Siena, parliamo dell'arte, della cultura di Siena. Partiamo da quello, si dice sempre, l'importante per noi non è che questi bambini diventino dei grandi contradaioli, veramente no, quello non ci interessa, l'importante è che siano dei bravi senesi, quindi insegniamoli a rispettare la città, poi i grandi contradaioli diverranno, se hanno voglia, l'importante è che siano dei bravi cittadini. Aldo Moro, questa è la domanda che attanaglia l'Italia da 40 anni, e proprio ieri, 9 maggio, a 40 anni dall'uccisione del presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro, così come a Palermo, nello stesso momento, l'omicidio del giornalista Peppino Impastato, l'associazione Confronti ha organizzato in una saletta dei mutilati gremita di pubblico un incontro con Ciriaco De Mita e Giuseppe Pisano. E proprio l'ex presidente del Consiglio Ciriaco De Mita, a margine dell'incontro, dell'omaggio ad Aldo Moro, ha voluto ricordare così il presidente e uomo Aldo Moro. Perché Aldo Moro è l'inizio e la fine della storia. Per capirla bisogna fare riferimento a lui, per continuarla bisogna continuare con riferimento al suo pensiero. Dopo non abbiamo avuto più pensiero politico, abbiamo avuto tentativi di occupazione di spazi, selezione di classi dirigenti non attrezzate. Ricordo con grande preoccupazione quando ci si diceva che bisognava parlare poco, non dire in fretta. E a me è capitato un giorno, proprio qua in Toscana, a Chianciano, in un convegno, venne una donna e mi disse: «Onorevole, fate un discorso come si faceva una volta, quelli lunghi, quelli si capivano». Beh, lei comunque con Aldo Moro ha condiviso molto. Che cosa ricorda del politico, ma soprattutto dell'uomo? Beh, ricordi di una persona straordinaria. Dava la sensazione all'inizio di essere cauto, o meglio di escludere addirittura. Però quando maturava la convinzione e l'organizzazione del processo, è stato sempre quello più intelligente a realizzarlo. Beh, in realtà era un uomo infatti lungimirante, è stato un grande innovatore. Se gli avessero permesso di andare avanti avrebbe sicuramente cambiato l'Italia, no? Beh, credo che forse è stato l'unico a leggere le difficoltà non in maniera strumentale come la sinistra, ma come l'occasione di una nuova condizione di libertà per i giovani e le donne. Anche se poi concluse la sua riflessione che se dopo la stagione dei diritti non avessimo affrontato la questione dei doveri non ci saremmo salvati. In realtà questo squilibrio non solo ha impedito la realizzazione del processo, ma ha impedito anche di capirlo. Beh, oggi che cosa direbbe agli italiani che forse spesso dimenticano, perché i media ovviamente hanno ricordato questa data, no? Il 9 maggio, che è una data poi importante per Aldo Moro come per Peppino Impastato, cioè sono morti due soggetti, uno a Roma e uno a Palermo, insomma, che hanno fatto molto, no? per cambiare le cose. Oggi che cosa direbbe lei agli italiani? Lei, uomo della Prima Repubblica che ha fatto molto, che cosa direbbe oggi agli italiani in questa situazione politica ovviamente? Quello che dicevamo quando la Prima Repubblica è andata in crisi, cioè superare le difficoltà
conoscendo le condizioni e gli obiettivi da realizzare. Lamentarsi delle difficoltà e annunciando parole, non, i problemi si ingigantivano e non erano risolvibili. Basta vedere le classi dirigenti di oggi, lo spettacolo, che non c'è maggioranza. Ma anziché pensare come fare maggioranza a legittimare un governo, ognuno rivendica le proprie virtù, che fra l'altro sono nascoste, beh, non è un grande spettacolo. Un ruolo difficile anche quello del presidente Mattarella in questi giorni. Certamente, ma la funzione del capo dello Stato, per chi la esercita in maniera secondo le regole, insomma, ci sono le difficoltà, ma fanno emergere anche le intelligenze delle persone. La spiegazione che il capo dello Stato dà, andando alle elezioni non si risolve il problema, ma che affrontando il problema probabilmente poi alle elezioni potremmo avere un consenso diverso, non viene capito. La ragione è che le classi dirigenti non sorgono per un pensiero da realizzare. Le classi dirigenti, a parte il fatto che non ho mai sentito uno di questi fare analisi un po' come il medico col paziente, vogliono fare i presidenti del Consiglio, il governo lo fanno fare dai professori, i problemi si risolvono con le risorse. Cioè danno una terapia senza fare una diagnosi? Beh, come il medico che prometta al paziente la guarigione ma in realtà non organizza le condizioni per cui l'organismo resiste e possa guarire. Crescono le esportazioni su base annua e le importazioni delle aziende della provincia di Siena, che fanno registrare un saldo della bilancia commerciale del 26,3%. Sono alcuni dati del report trimestrale ottobre-dicembre 2017, quindi dati positivi dell'Osservatorio Economico Provinciale della Camera di Commercio di Siena. In sostanza, spiega una nota, parliamo di 456 milioni di euro di merci vendute fuori da confini nazionali e 162 milioni di prodotti arrivati nel nostro territorio. Si tratta di prodotti del comparto agroalimentare, chimica farmaceutica, camper, a incidere in misura maggiore sull'export. Pesano infatti 117 milioni di euro, 74 e 112 milioni rispettivamente. E dati positivi anche dalla cassa integrazione guadagni, segnali positivi seppur provvisori anche dal settore ricettivo, quindi sono notizie confortanti. Una notizia dell'ultima ora che arriva invece dal Comune a seguito dell'articolo pubblicato oggi da un quotidiano locale che titolava Siena è tornata la scabbia. Un titolo che si legge nella nota ufficiale che comprensibilmente crea apprensione, soprattutto se unito all'occhiello che riporta registrati anche casi di sifilide. Le malattie che sembravano scomparse importate dai migranti. Il sindaco, che in casi di emergenza sanitaria viene immediatamente contattato, ha cercato la direzione dell'azienda ospedaliera per approfondire il tema. La direzione ha risposto che uscirà un comunicato ufficiale che dovrebbe fornire informazioni esaurienti e di fatto ridimensionare il pericolo di un'epidemia, di una malattia che si pensava ormai debellata nel nostro territorio. Non va sottovalutato il rischio che in Italia a Siena giungano stranieri, anche normali turisti, portatori di malattie terribili, che potrebbero addirittura essere contratte da connazionali durante i periodi trascorsi in paesi stranieri. In questo caso però il sindaco attende una risposta puntuale da parte dei responsabili della sanità pubblica per inquadrare esattamente cosa stia accadendo, se è vero che si registra un'impennata di questa malattia e in caso quali misure vadano adottate per contrastare un eventuale contagio. Passiamo alla pagina sportiva, sentiamo per la Virtus che ha avuto l'accesso alla finale per la promozione in B, sentiamo coach Tozzi. Sì, vabbè, prima di parlare della partita io ovviamente voglio ringraziare tutti i ragazzi perché questo è un piccolo grande traguardo, cioè non era assolutamente facile arrivare in finale, campionato duro, tostissimo. Stasera una partita difficile, come tutto sommato ce l'aspettavamo, e portata in fondo con grande determinazione, grande carattere e chiaro, siamo felicissimi. E questo è un gruppo ambizioso, e, ripeto, secondo me questa è già un buonissimo risultato,
Però è ovvio, ci abbiamo da giocare una finale, ci vogliamo giocare tutte quante le nostre carte. Stasera credo che siamo ancora più entrati nel clima playoff, perché la partita in casa con Castello è una partita giocata al limite della perfezione. Oggi non potevamo pretendere quelle percentuali al tiro. Abbiamo concesso un po' a Castello la lotta al rimbalzo, che secondo me li ha tenuti in partita un po' più del dovuto, perché poi su situazioni di gioco, a parte un paio o tre di punti in cui mi sono arrabbiato molto, abbiamo fatto la nostra grande partita, l'abbiamo tenuti a 63 punti qui in casa loro, dunque la difesa ha retto come sempre. Però ti ho detto, secondo me siamo entrati in pienissimo clima playoff oggi. E adesso PL Livorno, che ha dimostrato di essere un'autentica corazzata eliminando Firenze, nonostante il settimo posto che è bugiardo al termine della regular season, però la Virtus getterà il cuore oltre l'ostacolo per cercare un'altra impresa. Ma te lo sai bene, perché oltre a farmi l'intervista si parla tutti i giorni io e te di questo campionato, e io ho pronosticato PL Livorno come protagonista dei playoff e forse come finalista a 5 giornate dal termine della stagione regolare, perché loro hanno una struttura fisica ovviamente da categoria superiore. Durante l'anno hanno inserito giocatori importantissimi, l'ultimo Rosic, che era il capocannoniere della C1 del Lazio. Hanno un seguito di pubblico che forse neppure qualche squadra di Lega 2 ha. Andremo là a giocare a Livorno forse davanti a 1.000-1.500 spettatori, ambiente a cui non saremo abituati. Però a parte questo, secondo me ci aspetta un'impresa dal punto di vista fisico, proprio per la struttura che PL ha. Non tanto dal punto di vista tecnico, perché i miei hanno talento, lo riconosco. Però ci aspetta proprio un'impresa dal punto di vista fisico per cercare di arginare la loro fisicità. Se la lotta è questa, cioè il nostro atletismo contro la loro struttura. Ora è troppo presto ancora per parlarne, perché siamo ancora caldi dalla partita, diciamo, quindi forse ancora non abbiamo magari realizzato l'importanza del risultato. Sappiamo benissimo però che le partite che contano arrivano ora. Noi a inizio anno abbiamo fatto un patto con il nostro presidente, un patto con lo staff tecnico, ovvero di dare il massimo ogni partita e uscire dando sempre il 100%. E questo è stato finora, e ci ha pagato, perché siamo una squadra che lavora tanto, siamo una squadra di amici soprattutto, che si stringe in momenti di difficoltà, che ha saputo reagire a situazioni difficili durante il percorso, che nonostante i doppi impegni lavorativi riesce comunque la sera a trovare la voglia e la determinazione di affrontare, di provare a fare sempre meglio durante gli allenamenti, e questo ha pagato. Quindi ringrazio la mia squadra, ringrazio l'allenatore e chiaramente la società. Festeggiare ora non ha alcun senso, perché per fortuna abbiamo avuto altre opportunità, diciamo, in questa recente storia della Virtus di giocare finali. E abbiamo avuto l'occasione, appunto l'opportunità di vincerle. Sappiamo cosa vuol dire fare una promozione, sappiamo cosa c'è dietro e la gioia che ne scaturisce. E quindi i festeggiamenti, se ci saranno, ci saranno quando in fondo alla serie con Livorno avremo dimostrato di essere più forti di loro. Rob Urziena, il nostro Giuseppe Ingrosso fa il punto sulle possibili accoppiate dei playoff. Le vacanze sono già finite, la Robur torna ad allenarsi domani al Franchi dopo i 5 giorni di riposo concessi da Michele Mignani. Lo staff bianconero sta pianificando al meglio la preparazione per i prossimi 19 giorni, cioè il tempo che manca alla partita d'andata dei quarti di finale. La data è già cerchiata in calendario, il 30 maggio fuori casa, dove non si sa ancora, ma di sicuro non sarà Bolzano e soprattutto Catania e Trapani, cioè le due super favorite per la vittoria finale. Più probabile trovare squadre come Pisa, Alessandria o San Benedettese. In ogni caso la Robur giocherà in casa il ritorno il 3 giugno e potrà contare su un altro vantaggio se il doppio turno finisce in parità, oppure con una vittoria e una sconfitta con la stessa differenza reti, in semifinale ci va comunque il Siena. Intanto ieri ha parlato ai microfoni di Robur Siena TV Leonardo Pericoli, mister dei giovanissimi B, che ha raccontato di come
i ragazzi della Berretti hanno accolto l'esordio in prima squadra a Pontedera contro il Prato del proprio compagno Sebastiano Biancalani. Ritornavamo dal Pullman, dalla trasferta di Livorno in Pullman. La cosa più bella è stata da brividi, è stato sentire e vedere i compagni di gioco e noi stessi, lo staff dentro il Pullman, che al momento che Sebastiano è entrato in campo abbiamo esultato come se avessimo segnato un gol. Quindi questo vuol dire l'attaccamento a quello che abbiamo fatto, l'attaccamento al gruppo, l'attaccamento alla squadra che c'è nello staff e anche nei compagni di Seba che ha esordito in modo meritato in prima squadra. Bene, questa era l'ultima notizia di questo telegiornale. Noi vi lasciamo, come di consueto, alle previsioni meteo del Consorzio Lamma. Vi ricordiamo che subito dopo questo telegiornale andrà in onda un approfondimento con una intervista all'artista inglese Emma Sargent, che, lo ricordiamo ai telespettatori, per chi non l'avesse ancora vista, espone la mostra Touch the Spirit nel Museo della Contrada della Tartuca fino al 16 giugno. Nell'intervista l'artista inglese parla di sé, parla del palio e anche di altre curiosità. Grazie per essere stati con noi, vi auguriamo una buona serata con i programmi di Canale 3. Una buona serata a tutti dalla sala meteo del Consorzio Lamma. Iniziamo con il vedere la situazione a grande scala prevista per la giornata di domani. Vediamo come sull'Italia la pressione sia in temporaneo aumento per l'espansione dell'anticiclone attualmente presente sull'Europa orientale verso il Mediterraneo. Più a ovest una saccatura porterà una perturbazione a interessare la nostra penisola nella giornata di domenica e lunedì. Andiamo a vedere il dettaglio però per la giornata di domani. Vediamo come in mattinata il cielo sarà generalmente nuvoloso per nubi basse, in particolare sul centro-nord della regione, più soleggiato in montagna, nel pomeriggio più sole al mare, nubi invece sulle zone interne, qui sarà possibile qualche isolato rovescio breve e temporale che poi si esaurirà in serata. Venti deboli, mari che tenderanno a diventare mossi, temperature domani nei valori massimi in leggero aumento fino a 24-25 gradi in pianura. Passiamo alla giornata di sabato, in mattinata un cielo nuvoloso, anche molto nuvoloso per nubi basse, in particolare sul centro-nord della regione, qualche isolata piovigine non è esclusa, nel pomeriggio invece meno nuvole, cielo poco nuvoloso con addensamenti in particolare sulle zone appenniniche, temperature massime in lieve diminuzione, venti in rinforzo da ovest nord-ovest con mari che continueranno a essere mossi. Bene, con questo direi che è tutto, vi auguro una buona serata.